Sono in cassa integrazione dal 2007. Andai da questa assistente sociale che mi disse: signora, guardi, lei ci potrebbe fare la driver, potrebbe fare questo, potrebbe fare quello. Io adesso porto il suo caso, perché dissi: guardi, mi è arrivata una bolletta di 500 euro di Enel che penso che mi staccheranno, perché io non ho assolutamente come fare per poter mettere insieme i soldi e pagare questa bolletta. L'assistente sociale mi disse: signora, guardi, io adesso vado, non vado, adesso porterò questo suo caso che mi sembra un po' più particolare. Così e cos'ha. Vabbè, dissi, va bene. Passarono 15 giorni, 3 settimane, un mese e mezzo, io non ebbi più, insomma, non fui più chiamata, che sembrava una cosa si risolvesse in pochi giorni, massimo una settimana. Non sono mai stata più contattata, ritornai, andai di nuovo da questa signora, dissi: guardi, io sono ritornata, ah, sì, buongiorno, guardi, io poi portai il suo caso su in direzione. Ho detto: guardi, ma lei l'ha portato il mio caso? Sì, ma lei non ha avuto richiami su questo? No, guardi, io poi non sono stata più contattata per sapere. Guardi, allora, adesso glielo spiego io. Allora, io sono un'iscritta della FIOM. Lei al Chiesi arretrò e mi disse: e allora questo cambia tutto, signora, guardi, questo cambia tutto. Disse: perché cambierebbe? Sì, perché lei non lo sa che essendo un'iscritta della FIOM, lei questo non l'aiuta per niente. E io dicevo: voi state condannando i miei figli per una mia scelta, cioè per un mio status del tutto legittimo. Non è che io stessi facendo qualcosa di illegale, quello di essere iscritto ad un sindacato. Per questo voi fate in modo che io non posso mandare i miei figli a scuola e fate in modo che io un piatto a tavola non ce lo posso mettere. Io sono stata castigata, ma non castigano me. Stanno castigando i miei figli ed è una cosa che io non ci faccio passare sopra. Non faccio passare sopra questa cosa.